Quando aprì il portone, capì subito che erano lì per lui. Non li avrebbero fermati né le mura del convento né il suo abito bianco da frate domenicano. La Gestapo non ha Dio e se ce l'ha assomiglia al diavolo. Sentire pronunciare il suo nome e cognome con l'accento tedesco, storpiando l'iniziale da G in C, lo fece quasi sorridere. Giuseppe Cirotti, sono io. Ci segua. Erano venuti solo in due, impermeabile nero, borsalino nero, sguardo nero. Seduto sul sedile della Volkswagen, il bianco del suo saio era l'unico accenno di luce. Giuseppe Cirotti sapeva bene dove erano diretti. Era calmo, calmo e terrorizzato. Sapeva anche che prima o poi sarebbe accaduto. Sentiva il cuore battere a mille, sentiva l'odore acre del suo sudore salire. Ma lo sguardo era in qualche modo sereno. Un pensiero lo confortava. Quell'auto che percorreva il lungo Po era il suo Getsemani. Mancavano gli ulivi, non c'era il sole della Palestina, ma due agenti della polizia segreta hitleriana e una pioggia fredda e sottile. A parte questo, si stava compiendo il suo destino. Era scritto nelle cose. Unterstützung am Juden, aiuto agli ebrei. Era quello il capo di imputazione che di lì a poco gli avrebbero attribuito, ed era vero. Quando la macchina entrò nel portone principale delle carceri nuove, la pioggia era diventata fitta, il sole calava, faceva freddo. Provò a stampare nella sua memoria quell'ultima immagine da uomo libero. Era il 29 agosto del 1944. La sala interrogatori era quadrata, 7x7, un tavolino al centro, due sedie, una di fronte all'altra. Nessuna finestra, una lampadina fioca che pende dal soffitto. Odore di piscio e cucina d'ospedale. Padre Cirotti aveva la nausea. Percorreva i 7 passi lentamente sotto lo sguardo assente di un soldato tedesco impettito, lucido, giovane. La guerra trasforma le persone. Aprendo la porta della sala interrogatori, l'ufficiale dell'SS lo fece accomodare. Aveva modi gentili da mettere i brividi. Il suo italiano era pessimo, ma sufficiente per espletare tutte le formalità del caso. Generalità, imputazione, verbale, firma. Verbale, aveva solo risposto sì a tutte le domande. Un urlo ruppe la routine. Quella non era l'unica sala interrogatori. Padre Cirotti scattò sulla sedia. L'ufficiale abbozzò un sorriso. Un secondo urlo. L'ufficiale prese il verbale, si alzò. Un terzo urlo. L'ufficiale uscì dalla stanza. Il rumore di un corpo che cade. Il frate domenicano, singhiozzando piano, iniziò a recitare il Padre Nostro. Provò ad appoggiare braccia e testa sul tavolo e a chiudere gli occhi. «Signore, se puoi, allontana da me questo calice». «No, non può. Sia fatta la tua volontà». Sentiva il suo 1,60 m, i suoi 60 kg come svanire in un sonno profondo, un tentativo quasi disperato di scappare da quell'inferno. Quando riaprì gli occhi, tutto era come prima. La stanza, la luce, la nausea, l'odore di piscio, il soldato impettito. Era sempre lui? Sotto quel casco sembrano tutti uguali, tutti cattivi alla stessa maniera. La guerra, sì, trasforma le persone. Entrò di nuovo l'ufficiale. La trasferiamo subito. Nessun processo, nessun avvocato, nessuna possibilità di spiegare. La legge di Hitler è così, semplifica la burocrazia. Con un capo di imputazione come il suo, nei territori del Reich, non c'è bisogno di un processo. Dove? Bozen. Avvisate i miei confratelli, per favore. Ja. Bolzano significa Germania, campo di lavoro. Le voci si rincorrono da tempo. Ebrei, partigiani, prigionieri politici, zingari, sovversivi di ogni genere e grado vengono stipati su carri bestiame e partono verso un confine tedesco. Nessuno tra quelli partiti è già tornato. Padre Giuseppe Cirotti sapeva che prima o poi sarebbe toccato anche a lui. Gli ebrei, per legge, non si possono aiutare, ma lui, alle leggi dei fascisti e dei nazisti, non ha mai creduto.